Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in un nostro nuovo video. Quando si parla di AMG si parla chiaramente di grandissime prestazioni, di emozioni e di adrenalina, ma AMG è chiaramente il brand sportivo di Mercedes che è in grado non solo di garantire queste prestazioni sulle vetture più sportive, ma anche di adattarle su vetture, diciamo, normalmente più propense all'utilizzo di tutti i giorni. Per questo motivo oggi ci troviamo da Stefauto, l'AMG Center per la provincia di Bologna, a scoprire una vettura che incarna esattamente questo concetto, l'AMG GLC 63S, la vettura che ha battuto il record sul giro al Nürburgring per quanto riguarda i SUV, girando in 7 minuti 49 369, battendo il record precedentemente detenuto dalla Stelvio Quadrifoglio, dimostrando come queste vetture curate dall'AMG riescano a garantire prestazioni incredibili con grande qualità e soprattutto coniugando le esigenze di tutti i giorni con le esigenze di sportività e di adrenalina. Quindi venite con noi e andiamo a scoprire l'AMG GLC 63S. GLC 63S Formatic monta il motore V8 di turbo da 4000 di cilindrata, un motore probabilmente tra i più prestazionali della categoria in circolazione attualmente, che i tecnici AMG hanno reso ancora più compatto da un punto di vista di struttura, introducendo i turbocompressori fra le bancate, rendendo così appunto molto compatto il blocco motore. Stilisticamente in questi anni l'AMG GLC 63S Formatic ha subito qualche ritocco e qualche ritocco molto interessante, a cominciare dalla nuova firma LED che va a contornare il gruppo ottico anteriore e, introduzione molto bella, celebrativa, la griglia anteriore panamericana in onore della Mercedes 300 SLR, nella quale viene incastonato l'importante logo Mercedes, dietro il quale trovano posto i sensori di sicurezza, diciamo, che vengono invece diversificati dai sensori di parcheggio posti sotto il radiatore e sopra allo splitter nella parte bassa, e le due prese d'aria laterali che vanno a portare aria alla parte interna. Proseguendo la nostra camminata per scoprire le nuove linee di questa vettura, troviamo nella parte bassa laterale il battitacco che va a richiamare la colorazione acciaio, per raggiungere poi la parte posteriore, nella quale trovano posto il piccolo spoiler nella parte alta posteriore e, assolutamente determinante e bellissimo, nella parte bassa inferiore il diffusore, nella quale sono collocati ai lati le due coppie di scarichi griffati con il logo AMG. Per frenare la potenza e le dimensioni, la stazza di questa vettura, occorre chiaramente un impianto frenante dalle altissime prestazioni. Per questo viene montato sull'AMG GLC 63 un impianto con pinza monoblocco a 6 pistoncini all'avantreno, pinza flottante al retrotreno, che vanno a bloccare un disco autoventilato da 402 mm all'avantreno e 360 al retrotreno, chiuso da un bellissimo cerchio in lega in questa colorazione opaca con il brand indicato AMG nella parte inferiore, che va a contornare un pneumatico da 21 pollici. La trazione sull'AMG GLC 63S Formatic è una trazione integrale, con la ripartizione della coppia in condizioni standard al 69% sull'asse posteriore. Sempre sul posteriore è molto importante la presenza del differenziale meccanico, che garantisce chiaramente molte prestazioni e molta maneggevolezza. Di assoluta importanza però su questa vettura sono anche le sospensioni regolabili in tre diverse configurazioni: Comfort, Sport e Sport Plus, a seconda chiaramente delle condizioni e delle necessità. Quindi per una guida nelle strade di tutti i giorni chiaramente si può opzionare la configurazione Comfort; se si va invece alla ricerca di prestazione e adrenalina si va da Sport a Sport Plus, e le prestazioni di questa vettura chiaramente salgono notevolmente. Internamente la nuova AMG GLC è sicuramente molto bella, vengono aggiornati alcuni elementi, a cominciare dal nuovo volante con impugnatura in Alcantara tre razze, con il mirino e il logo AMG nella parte bassa, e tutti i comandi principali, alcuni dei quali sono touch. Nella parte posteriore al volante le due palette del cambio a 9 rapporti AMG Speed Shift, che va a permettere la possibilità di scalare tante marce
contemporaneamente, garantendo quindi una versione ancora più pistaiola e corsaiola della vettura. Il cruscotto è interamente digitale. Come molto interessante è lo schermo dell'infotainment posto sopra la console centrale, uno schermo 10x25 nel quale con il touch posto invece nel tunnel centrale si possono andare a cambiare le funzioni, il telefono chiaramente, la navigazione, la radio e la musica, il pacchetto legato ai sistemi di monitoraggio in pista, quindi quello che può essere considerato come telemetria nel caso di utilizzo della vettura in pista, AMG Performance per cambiare, come dicevamo prima, le varie mappature della vettura, le applicazioni, non solo Mercedes Me, che è l'applicazione Mercedes che va sostanzialmente a garantire un supporto all'automobilista in caso di difficoltà, e tutte le impostazioni di settaggio. Per quello che riguarda invece la console centrale, vengono mantenute le tre classiche bocchettone d'aria, con nella parte più bassa tutti i comandi per regolare quelle che sono i dispositivi di reazione interni della stessa, e poco più in basso ancora i tasti per le quattro frecce, il telefono e il navigatore. Come nelle migliori tradizioni Mercedes AMG, assolutamente curati i materiali anche della parte interna delle portiere, a cominciare dalla pelle che viene utilizzata nella parte più alta con cuciture a vista, la parte più levigata e metallica con la regolazione del sedile e la collocazione invece della cassa dell'audio. E nella parte bassa, molto bella e molto importante, l'impugnatura con l'apertura, la regolazione dei vetri, e un porto oggetti nella parte inferiore in soft touch, diciamo, in un materiale leggermente più duro, ma complessivamente la qualità dei materiali è chiaramente eccellente, così come anche il design del dettaglio. Come dicevamo, la AMG GLC 63S 4MATIC è sicuramente una vettura che incarna perfettamente quella che è la natura, l'essenza del brand AMG, ovvero l'adrenalina e la performance, ma è anche una macchina utilizzabile tutti i giorni per la vita quotidiana, come lo dimostra la capacità del bagagliaio posteriore, che è assolutamente importante, va a avere nelle parti laterali i due portaoggetti con la cappelliera richiudibile, quindi una vettura sicuramente che garantisce prestazioni, ma anche e soprattutto utilità e disponibilità al carico, come è possibile l'esigenza di tutti i giorni. Video finisce qua, speriamo come sempre che vi sia piaciuto. A noi questa AMG GLC 63S 4MATIC che è piaciuta tantissimo, speriamo di poterla anche provare in futuro. Ringraziamo infinitamente per la disponibilità e la gentilezza la concessionaria Stefauto, ricordiamo AMG Center per la provincia di Bologna, e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!